Rieccoci con Pokémon Light Platinum. Nella scorsa parte siamo arrivati qui ad Emerald City, dove abbiamo visto che il Team Steam ha appiccato un incendio e stanno andando a prendere delle misteriose pietre rosse e blu al laboratorio botanico. Intanto qui abbiamo quelli che sembrano Ash e Red. Emerald City, the greatest city in the Zeri region. La città più grande? Wow, ciao Pikachu. Pikachu non parla. Ciao Dlarz, sono felice che tu sia qui. La città è stata attaccata dal Team Steam, dai membri del Team Steam. Ce ne sono troppi per Red e me per farci andare da soli, quindi dobbiamo avvalerci del tuo aiuto. Il professore di questa regione e la capopalestra sono nel laboratorio botanico e Red e io ci stiamo prendendo cura. No, ci occuperemo del Team Steam. Fuori. Ok, io quindi andrò al laboratorio botanico. È un buon piano, ok. Sì, va bene, va bene, va bene, va benissimo, ok. Abbiamo ottenuto la Steam Uniform, abbiamo l'uniforme del Team Steam per infiltrarci, che bello. Va bene. Wow, Red caccia il suo Gyarados e gli fa usare pioggia danza per spegnere l'incendio. Benvenuti ad Emerald City. Che bell'inizio. Abbiamo praticamente la città che prima andava a fuoco e adesso c'è un'alluvione causata dal pioggia danza del Gyarados di Red. Ora, noi prima di occuparci delle questioni veramente importanti, direi di cercare il centro Pokémon. Anzi, non ho il centro Pokémon, che dico. Il Pokémon Market, perché devo comprare le Ultra Ball e andare a prendere Snorlax. Ultra Ball. Ne prendiamo 5. Poi prendiamo. Vedo che qui sono forniti, eh. Wow, non hanno praticamente nulla. Prendiamo dei revive. Uno ne possiamo prendere. Bene. E dei full heal, per forza. Uno. Però ho anche delle cose da venderti, quindi. Prendiamogli Quick Claw, ci dai 50, va bene. Tanto non mi serve. Una dive ball. Poi ho tossina che non mi serve. Compriamo altre cose. Ok. Ora occupiamoci della questione della città. Qui intanto possiamo vedere Red. Sta combattendo contro un membro del Team Steam? Tu sei un membro del Team Steam? Wow, quindi da qui non si passa. Ah sì, no, si passa. Dov'è il laboratorio botanico? Ok, eccolo. Ehi, soltanto le persone autorizzate possono entrare. E se io mi cambiassi davanti a voi e vi fregassi lo stesso? Wow, davanti a loro mi sono cambiato. Davanti a loro e non si sono accorti di nulla. Salve. Ah, è vero, adesso non ho più il costume. Ecco, mi sembrava strano che mi fermavano. Va bene. Salviamo ancora una volta queste persone dal Team Steam. Se non lo facciamo noi, chi lo fa? It's grow by time. Sì, ok, va bene, come vuoi. Qui c'è un altro. Partire con Elekid è stata una buona idea. Per fortuna che poi abbiamo Grovyle per i Sandile, poi abbiamo un tipo fuoco nel caso ci mandino qualcos'altro che necessiti il tipo fuoco, quindi ok. Absorb potrebbe togliere un po' di più e così almeno ci risparmieremo di andare a due turni di lotta, ma va bene. Growlithe.
Paralizzato, wow, è bruciato, giustamente. Wow, così poco? E allora, prenditi questo, è sempre poco. È sempre poco, ma diamine, vuoi andare KO o no? Swift, ah, sarebbe... Sì, sì, sì. Swift sarebbe comete, credo. Sendile. Perfetto. Oddio, ho poca roba. Posso curarti questa. Ho solo un full restore. Lo vorrei tenere, quindi usciamo un secondo. Ah, oddio, devo farlo ogni volta, va bene. Toccava solo a te. Dryfloon. Thunder Punch. Bye bye. No, ho sbagliato, volevo mandare... Mannaggia me che non leggo e vado di fretta. Absorb. Maledetto. Un Sand Attack è già... E porca miseria però. Vai, alla grande. Oh. No, dai, potevi mandarlo KO. Andiamo. Su, 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 su. Ok, bene. Wow, perché c'è il rumore del teletrasporto? Non lo so. Abbiamo soltanto attraversato una porta, insomma, non... Boh, lasciamo stare. No, andiamo, potevi andare KO, maledizione. Quanto odio che rimangono a pochi PS o a un PS. Ecco, a questo mi riferivo. Ma vai KO. Altre reclute da affrontare. Proverà al 27, tra due livelli imparerà finalmente Fendifoglia. Duskull stavi mandando, ok. Non... Ma porca miseria. Cioè, non ci credo che ogni volta ci riescono, eh. Non usare minimizzato tu, ma come ha fatto a sopravvivere? Perché ho usato Growl? Andiamo. Non... Porca miseria. Vabbè, questa qui è avvelena e basta. Mamma mia. Proprio è da... è da arrendersi proprio contro di loro. E dai! E porca miseria! Se attaccassi ogni tanto, magari... Abbiamo finito ufficialmente gli strumenti. Tu non mi affronti? Ok, va bene.
Oh, mi ha chiamato idiota, però. Sei una persona cattiva, eh. Ok, affrontiamo la prima dei capi, degli ufficiali. Che era quella lì che abbiamo anche incontrato negli Ainur Woods. Va bene, vai KO, ciao. Sì, usa pure stockpile quanto ti pare, critical hit e ti va lì dietro. Purugli. Purugli non ho mosse di tipo lotta. Wow, Purugli, come Martes farebbe? Maledizione. Non mi usare ipnosi. Dov'è al 28? Abbiamo sconfitto Sheila. Alekid purtroppo è andato. Oh, abbiamo fatto. Quello è il professor Rowan. Quello è il professor Rowan. Va bene, se lo dite voi. Ok, se ne torna nella sua palestra. Bene. Come si prende quello strumento? Ah, entrando dall'altra parte. Noi ci entriamo perché voglio quello strumento. Oh wow, c'è un Zoroark qui dentro. Prendiamolo. Zoroark potrebbe essere un bel membro per la squadra. Però per adesso no. Poi in futuro potrei decidere. Lui parla di Celebi. Bene. Interesting. Comunque, ora che abbiamo sgominato un'altra volta il Team Steam dalla città, possiamo dirigerci ad affrontare la capopalestra. Ovviamente l'affronteremo nella prossima parte. Ora ci andiamo semplicemente a curare. Abbiamo fatto fin troppo per oggi. Depositiamo. Depositiamo questo Zorua. E niente, nella prossima parte affronteremo la seconda capopalestra. Quindi per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima!